Ben ritrovati in studio. Giuseppe Nicosia si è insediato questa mattina a Vittoria a Palazzo Iacono. Insieme a lui si è insediata anche la nuova giunta comunale. Vediamo il servizio. Insediamento ufficiale per il sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia e la nuova amministrazione. Questa mattina a Palazzo Iacono, davanti ad un folto pubblico, il primo cittadino ha letto il giuramento ed ha presentato gli assessori Mario Mascolino, Piero Gurrieri, Salvatore Garofalo, Giuseppe Malignaggi, Rosario Lomonaco, Luigi D'Amato. Per l'assegnazione delle deleghe ancora manca l'ufficialità, anche se per Garofalo dovrebbero esserci le deleghe ai lavori pubblici e all'urbanistica, per Rosario Lomonaco la delega allo sviluppo economico e per Piero Gurrieri la delega alla trasparenza. Per gli altri incarichi bisognerà aspettare quasi certamente domani. Nicosia ha ringraziato anche gli amministratori che lo hanno accompagnato nei 5 anni precedenti ed a proposito della riduzione del numero dei componenti della giunta ha preannunciato che in ogni caso si avvarrà di tutte le professionalità che si vorranno spendere per la città, a cominciare proprio dagli assessori uscenti. Tra i punti del programma innanzitutto si guarderà al ripristino della tranquillità dopo la campagna elettorale caratterizzata da toni forti. È un lavoro che prosegue ovviamente perché subentriamo in noi stessi, però è un lavoro che proseguirà con maggiore solerzia, con maggiore speditezza e soprattutto con tanto entusiasmo. Lo dobbiamo a una città, lo dobbiamo a una città che in maniera enorme ci ha sostenuto, ci ha voluto bene, ci ha spinto ad andare avanti e a vincere questa importantissima campagna elettorale. Oggi lo dobbiamo innanzitutto ai 16.700 nostri elettori, ma in realtà lo dobbiamo anche agli altri 13.000 perché pensiamo che sia un dovere nostro intanto riportare pace e serenità in questa città e poi costruire percorsi di grande condivisione. La città di Vittoria non merita le fratture e le spaccature che ci sono state, la campagna diffamatoria che pochi capetti hanno portato avanti, merita invece che tutti i loro cittadini, tutti i cittadini e gli elettori della città di Vittoria si trovano unificati in un percorso di crescita della città, poi magari ci divideranno le ideologie. Non ha importanza. Si è svolto martedì a Palermo l'incontro tra le associazioni di categoria dei concessionari balneari e l'assessore regionale all'ambiente Gianmaria Sparma. Durante il confronto si è discusso degli aumenti per le concessioni demaniali marittime ed è stato programmato un incontro anche con il presidente della regione Raffaele Lombardo. Sentiamo. Allarme lanciato dalle associazioni dei balneari della Sicilia. I rappresentanti delle associazioni di categoria hanno incontrato a Palermo presso gli uffici regionali dell'assessorato al territorio e ambiente l'assessore regionale Gianmaria Sparma. Durante il confronto si è discusso della problematica riguardante il demanio marittimo della Sicilia e dell'applicazione in Sicilia del decreto legislativo del governo italiano del 13 maggio 2011 numero 70 per il diritto di superficie ventennale. Durante la seduta l'assessore Sparma ha dato la notizia che il governo italiano ha cassato ed abrogato dal decreto il previsto diritto di superficie ventennale. La notizia ha suscitato forti malumori ai rappresentanti delle categorie presenti. Pertanto, considerato quanto deciso a Roma, l'Associazione Turistica Balneare Siciliana e la FIBA Confesercenti Sicilia, Federazione Italiana Balneari, sono stati accolti dal segretario particolare della Presidenza regionale ed hanno chiesto un incontro urgente al Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo, con l'intento di aprire un confronto in materia di concessioni demaniali marittime tra tutte le sigle rappresentative del comparto e il governo regionale. In Sicilia infatti risultano più di 9.000 concessionari che, a fronte delle molteplici difficoltà della gestione del pubblico demanio marittimo, lavorano per valorizzare il patrimonio costiero nel rispetto dell'ambiente e ponendo grande attenzione alla qualità dei servizi resi. Le associazioni chiedono che venga salvaguardata l'imprenditorialità e che non venga disperso un importante patrimonio di professionalità che da anni è a servizio dello sviluppo turistico dell'isola. E torniamo a parlare dell'aeroporto di Comiso. Dopo l'incontro di ieri mattina al Comune, al quale ha preso parte anche il generale del Ministero della Difesa, Concetto Puglisi, si delineano i tempi per il passaggio del sedime al Comune. Infatti, entro l'estate, dovrebbero essere completate tutte le procedure. Prosegue l'iter per l'apertura dell'aeroporto di Comiso. Entro l'estate il sedime del Magliocco sarà trasferito alla regione siciliana e concesso in uso al Comune di Comiso. Questo è quanto emerso ieri mattina a Comiso nella seconda riunione che ha visto la presenza del generale del Ministero della Difesa, Concetto Puglisi. Durante il vertice si è discusso degli adempimenti tecnici per il trasferimento del sedime dall'aeronautica militare alla regione. Il sedime dell'ex base NATO viene così trasferito dall'aeronautica militare alla regione siciliana, che lo darà in concessione al comune di Comiso. Questo quanto previsto dal decreto interministeriale firmato il 14 dicembre scorso.
la Commissione concluderà il proprio percorso alla fine dell'estate. Accanto a questa procedura vanno avanti quelle per l'agibilità e la certificazione dello scalo. La prima fase per la parte airside è stata completata. Nel corso dell'incontro il generale Puglisi ha illustrato anche le attività riguardanti le operazioni topografiche di rilievo e frazionamento necessarie per l'individuazione dell'esatta consistenza e identificazione catastale delle aree aeroportuali evidenziate in tratteggio rosso e tratteggio verde nella planimetria allegata al decreto interministeriale del cambio di status. La prossima riunione è stata infine fissata per la prima decade di luglio. Ci occupiamo adesso del centro di ricerca applicata di Contrada Perciata di Vittoria. Il centro infatti rischia di chiudere già dal prossimo luglio ed intanto i 6 dipendenti che hanno vinto un bando regionale non sono pagati da circa un anno. Vediamo. Il centro di ricerca applicata di Contrada Perciata Vittoria verso la chiusura? Questo è l'interrogativo che si pongono i 6 dipendenti che da un anno, precisamente dal luglio del 2010, lavorano all'interno del centro senza però ricevere lo stipendio. I dipendenti erano stati vincitori di un bando regionale per assunzione a progetto Cococò triennale e regolarmente assunti. A pagare i loro corrispettivi doveva essere la regione, mentre la provincia regionale di Ragusa avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione dei locali. Ma a quanto pare mancherebbero almeno fino ad oggi i soldi per gli stipendi. Intanto per il prossimo 4 luglio è previsto un incontro al quale prenderanno parte, oltre ai ricercatori, anche il presidente della provincia Franco Antoci e Salvatore Barbagallo del Dipartimento regionale per l'agricoltura. Un vero peccato che un centro nato come fiore all'occhiello per l'agricoltura siciliana non sia mai entrato in operatività a pieno regime e la chiusura rappresenterebbe una sconfitta per il futuro dell'intero comparto agricolo ebleo e siciliano e per le prospettive di chi ha lavorato per un anno nel centro, avviando anche laboratori di ricerca. Ci occupiamo adesso di università. Il professor Nunzio Zago, ordinario di letteratura italiana, è stato eletto preside della costituenda facoltà di lingue e letterature straniere, che dal prossimo anno accademico avrà sede esclusiva a Ragusa per il quadriennio 2011-2015. Vediamo. La Facoltà di Lingue di Ragusa ha un nuovo preside. Si tratta del professore Zago, ordinario di letteratura italiana. Ieri mattina Zago, unico candidato, ha ricevuto al termine delle operazioni di voto, che si sono svolte nella presidenza della facoltà a Ragusa, 14 preferenze su 14 aventi diritto al voto, tra docenti, rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli studenti. Subito dopo l'elezione il neopreside ha ricevuto le congratulazioni del presidente del consorzio universitario Enzo Di Raimondo. Dal canto suo il neopreside ha dichiarato la propria soddisfazione ed ha anticipato che l'obiettivo sarà quello di migliorare l'offerta formativa per gli studenti che decideranno di frequentare la facoltà di lingue di Ragusa Ibla. Sì, intanto io diciamo così diventerò ufficialmente preside dal primo di novembre del prossimo novembre, perché attualmente fino al 31 di ottobre rimane l'assetto attuale della facoltà su 2 sedi, mentre dal 1 di novembre la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Catania avrà sede esclusiva a Ragusa. Certo è un impegno che però noi vorremmo, come dire, che servisse a rilanciare l'offerta formativa nostra, a ridarle il prestigio che in passato nei momenti migliori ha avuto e quindi possa anche servire a dare un contributo allo sviluppo culturale ma anche vorrei dire sociale del nostro territorio. E con questo servizio termina qui il nostro TG. Vi ricordo che potrete rivedere queste e le altre edizioni all'indirizzo internet www.freetvonline1.it. Buon proseguimento!